Buonasera, siamo alla quinta parte dell'argomento L'esistenza di Dio. Nella precedente lezione stavamo trattando il capitolo numero 4, La rivelazione di Dio, e proseguiamo da questo capitolo. Dopodiché affronteremo il capitolo 5, La nozione di Dio secondo la teologia cattolica. La scorsa lezione abbiamo visto che per rivelazione di Dio si intende la decisione del tutto libera di Dio di farsi conoscere dall'uomo, di svelarsi, di mostrarsi di propria iniziativa. Abbiamo anche visto che, sommariamente parlando, la rivelazione di Dio si divide in tre tappe: la prima, Dio si rivela nella creazione. La seconda, Dio si rivela attraverso i profeti Abramo, Isaia, Geremia, eccetera. La terza, Dio si rivela attraverso il figlio. Eravamo arrivati proprio a questo punto. Ora, che cos'è la Bibbia? La Bibbia è il libro che contiene la rivelazione di Dio. Noi abbiamo detto che, secondo i cristiani, Dio non è rimasto nascosto, non è rimasto inaccessibile, ma ha voluto svelarsi, rivelarsi all'uomo. E questa rivelazione secondo i cristiani, è contenuta nella Bibbia. Cioè la Bibbia sarebbe, in un certo senso, la storia di un Dio che si è rivelato agli uomini, prima creando l'universo, poi scegliendo un popolo, il popolo di Israele attraverso il popolo di Israele Dio si sarebbe rivelato a tutta l'umanità c'è un detto in ambiente cattolico che è questo ignoranza di, di, della Bibbia è ignoranza di Dio cioè se tu vuoi conoscere Dio devi leggere la Bibbia la Bibbia è il libro che per un cristiano presenta chi è Dio. Perché abbiamo la Bibbia? Perché Dio ha voluto che la sua rivelazione arrivasse così a tutte le generazioni. In maniera semplice: qualcuno di voi ha conosciuto il profeta Geremia? Qualcuno di voi ha conosciuto il profeta Isaia? Qualcuno di voi ha eh, conosciuto Mosè o Abramo? Qualcuno di voi ha conosciuto Gesù? No. Allora Dio ha voluto che la sua rivelazione arrivasse anche a noi, arrivasse a tutte le generazioni e per questo... La rivelazione di Dio è stata scritta in un libro per permettere anche a noi, a tutte le generazioni, di conoscere questa rivelazione. Ma chi deve custodire, interpretare e annunciare la rivelazione di Dio? Spetta alla Chiesa, cioè. È compito della Chiesa custodire e conservare integralmente il deposito rivelato. Cioè, la Chiesa deve custodire la Bibbia, la rivelazione che è custodita nella Bibbia. La Chiesa deve far sì che nessuno aggiunga qualcosa o che qualcuno sottragga qualcosa. La Chiesa. Deve interpretare fedelmente i dati rivelati. Che vuol dire? Vuol dire che spetta alla Chiesa dire ai fedeli come va interpretato questo brano, questo passo biblico. Spetta alla Chiesa annunziare la parola di Dio a tutti gli uomini affinché tutti la conoscano. Quindi, in questo senso, la Chiesa ha un triplice compito: custodire interpretare e annunciare la rivelazione di Dio. Vorrei adesso proporvi la lettura di un breve racconto. Questo racconto è intitolato La provvidenza in tre barche di salvataggio. Un prete stava seduto accanto alla finestra, intento a preparare una predica sulla provvidenza. Quando Udì un rumore come di un'esplosione. Subito dopo vide della gente che correva avanti e indietro in preda al panico e scoprì che aveva ceduto una diga. Il fiume era in piena e si stavano evacuando le persone. Il prete vide che l'acqua saliva dalla strada sottostante. Fece un po di fatica a soffocare il panico. Che lo stava attanagliando, ma si disse: Sono qui a preparare una predica sulla provvidenza, ed ecco che mi si presenta l'occasione per mettere in pratica quello che raccomando agli altri. Non fuggirò, starò qui e confiderò nella salvezza che mi verrà dalla provvidenza divina. Quando l'acqua raggiunse la sua finestra, arrivò una barca carica di persone. Salti dentro, padre. gridarono. No, figli miei, replicò il sacerdote con calma. Confido nella provvidenza di Dio, che mi salverà. Il padre, tuttavia, salì sul tetto, e quando l'acqua arrivò fin lassù, passò un'altra barca carica di persone le quali incoraggiarono il prete a salire, ma egli rifiutò di nuovo. Alla, fi alla fine dovette arrampicarsi in cima al campanile. Quando l'acqua gli arrivò alle ginocchia e gli mandarono un poliziotto a salvarlo in una lancia a motore, No, grazie, agente, egli esclamò con un sorriso tranquillo. Ho fiducia in Dio, capisce? Lui non mi abbandonerà. Quando il prete annegò e andò in paradiso, la prima cosa che fece fu di lamentarsi con Dio. Mi sono fidato di te. Perché non hai fatto niente per salvarmi? A dire il vero, rispose Dio, ti ho mandato ben tre barche. Perché vi ho proposto la lettura di questo brano, di questo racconto? Nel racconto Dio manda tre barche al prete, il prete le rifiuta. Dio si è rivelato agli uomini. Dio ha voluto che la sua rivelazione venisse scritta e potesse giungere a tutti gli uomini. Sa agli uomini accettare questa chiamiamola barca di salvataggio. Cerco adesso di riassumere che cosa dice la teologia cattolica sulla rivelazione di Dio. Secondo la visione cattolica, l'uomo può conoscere con certezza che Dio esiste. Ma la domanda è come? Il primo modo che ha l'uomo per conoscere con certezza L'esistenza di Dio è per sapere chi è Dio è accettando per fede la rivelazione di Dio, cioè accogliendo quello che Dio ha detto di se stesso. La visione cattolica afferma che il primo, la prima modalità attraverso la quale l'uomo può conoscere l'esistenza di Dio e chi è Dio, è quella di leggere la Bibbia. Nella Bibbia è contenuta l'autorivelazione di Dio. La Bibbia non è quello che gli uomini dicono di Dio, no. La Bibbia è quello che Dio ha detto di se stesso agli uomini. La Bibbia è autorivelazione di Dio. Dio, che siccome sa che gli uomini hanno difficoltà a conoscerlo, a sapere chi è, si rivela. Quindi la prima modalità per conoscere con certezza l'esistenza di Dio e per sapere chi è, è quella di leggere la Bibbia. In questo modo l'uomo viene a conoscere quello che Dio ha detto di se stesso. Certo? Qui partiamo dal presupposto che la Bibbia sia parola di Dio. La seconda modalità attraverso la quale è possibile conoscere con certezza L'esistenza di Dio è giungere all'esistenza di Dio riflettendo sulle realtà create con la propria intelligenza. Cioè, il secondo modo per arrivare a conoscere l'esistenza di Dio e per sapere chi è Dio è quello di osservare riflettere sulla creazione, cioè sull'universo e dalla creazione giungere all'esistenza di Dio. Anche chi non ha fede, infatti, può con la propria intelligenza, la ragione, giungere a conoscere con certezza che Dio esiste riflettendo sulle realtà create. Dalle cose create l'universo e l'uomo possiamo sapere che c'è un creatore e quali sono le sue principali caratteristiche. Quindi, in sintesi che cosa, cosa dice la teologia cattolica sulla rivelazione di Dio? Abbiamo due modi per conoscere l'esistenza di Dio e per sapere chi è Dio. A sinistra, accettando per fede la rivelazione di Dio, cioè l'uomo che vuole conoscere Dio, legge la Bibbia e accetta per fede quello che c'è scritto, in quanto la Bibbia contiene la rivelazione di Dio, o meglio, l'autorivelazione di Dio. Dio rivela se stesso, rivela chi è. A destra l'altro modo per conoscere Dio. Riflettere con la ragione, con l'intelligenza, sulle cose create, sulle cose che vedo e giungere al creatore. Ora, innanzitutto, da quello che abbiamo detto si evince che, secondo la visione cattolica, la posizione degli agnostici è una posizione errata, insostenibile. Cioè, l'agnostico, l'abbiamo visto, è colui che dice: Non posso sapere se Dio esiste, la mia intelligenza è limitata, non posso sapere. Se Dio esiste in quanto non lo percepisco con i sensi. Quello che abbiamo detto è che, praticamente, secondo la visione cattolica, invece, ogni uomo ha la possibilità di conoscere l'esistenza di Dio: o a sinistra con la fede e la ragione insieme, o a destra con la ragione. Dobbiamo però specificare anche un'altra cosa, che soltanto la rivelazione dà all'uomo la possibilità di conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza errore, chi è Dio. Cioè, nel ragionamento che vedete a sinistra, cosa vuol dire accettare per fede la rivelazione di Dio? Vuol dire che se il cristiano accetta per fede che quella che è contenuta nella Bibbia è l'autorivelazione la, di Dio, se il, quindi il fedele cristiano accetta per fede che quello che c'è nella Bibbia è, sono delle informazioni che ci dicono veramente chi è Dio perché ce le ha, le ha date Dio, quindi questo è un modo più facile per arrivare a sapere chi è Dio. Mentre il ragionamento a destra, giungere all'esistenza di Dio riflettendo sulle realtà create con la propria intelligenza. Questo cammino è più difficile ed è eh, presente anche la possibilità di più errori: cioè è più facile per rispondere alla domanda Dio esiste e alla domanda chi è Dio la via più semplice è quella di accettare per fede quello che Dio ha detto di se stesso è invece più difficile cercare mettendo da parte la Bibbia non leggendo la Bibbia è più difficile cercare di rispondere alla domanda Dio esiste e la domanda chi è Dio, semplicemente osservare l'universo e dalla creazione arrivare al creatore. Questo è il punto. A questo punto andiamo a vedere la nozione di Dio secondo la teologia cattolica cioè andiamo a vedere chi è dio secondo la chiesa cattolica quali caratteristiche o perfezioni o attributi ha dio quindi la domanda a cui cerchiamo di rispondere adesso è chi è dio secondo la chiesa cattolica quali caratteristiche ha e prima di vedere il punto di vista cattolico, voglio farvi vedere un video in cui l'intervistatore chiede alle persone: Ma com'è Dio secondo te? Come te lo immagini? Partiamo da queste interviste. Oh, sai quelli dipinti con, con la barba? Eh, domanda di riserva. Non mi sono mai chiesto questa cosa, no? non lo immagino. È una cosa un po' dubbia. Io ognuno se lo rappresenta a modo proprio, io me lo rappresento come, ne so, come luce. Luce? Amore? Non lo so, non, non, ci non ho un'idea. Chi è Dio è il mio padre, è il padre di tutti noi, quindi è, è la luce quotidiana per me. È il creatore del mondo, sì. Aspetta. aspetta. no, aspetta, stop. Allora, Dio è o oh, la più grande invenzione riuscita su il panorama dei copioni e delle storie <ride> è una bella domanda cavolo che poi, poi bisogna anche tenere presente che il lui, lui, Dio non si può rappresentare con i comuni sensi quindi si può rappresentare con diciamo quello che è il sesso senso quindi non è percepibile però è, diciamo non è tangibile però comunque c'è non so rispondere non so rispondere perché non ci ho mai pensato per me sono io il Dio basta, decido io quello che voglio. Eh, allora, secondo me Dio non è quello delle religioni. Se c'è un qualche cosa di enorme in tutte le parti dove comunque non è l'uso della persona, ma è un qualche cosa al di sopra. Quindi può esserci non esserci, se ci fosse bisognerebbe inventarlo se non ci fosse in qualche modo. Dio, beh, sicuramente non è il Dio quello con la barba che ci vogliono far credere. Eh. Dio è per tutti. Lo vedo senza una figura, senza un'immagine. Ah, io non ci credo, però. Dio è il creatore del cielo e della terra. Eh, io non sono cristiano, quindi. non, non so neanche se ci credo, in realtà. Cioè, il, quello è anche il messaggio del Cristo, l'amore, quello che senti dentro. Non è che lo puoi definire con gli sì, puoi dare sì, se ti sei avvicinato, dandogli un colore, magari. Ma è come l'amore per la mamma, mmm. Eh, eh. Avete visto eh, queste interviste? Eh, qualcuno ha la domanda: ma com'è com Dio? Come te lo immagini? Qualcuno ha risposto: ah, Io non mi sono mai posto questa domanda. Mi chiedo io se sia la domanda com'è Dio, se sia una domanda importante, una domanda necessaria eh, o no, innanzitutto. E altri hanno cercato di esprimere la loro opinione. E qui eh, il pericolo di quello di cadere nel soggettivismo. Secondo me Dio è così. Secondo me Dio è cos'ha qualcuno se lo immagina come una forza un'energia per qualcun altro eh, il creatore eccetera eccetera eh, ora andiamo a vedere che eh, la rivelazione di dio nel discorso che stiamo facendo non è semplicemente quello che pensa qualcuno di dio ma secondo la visione cattolica la rivelazione di dio è quello che Dio ha detto di se stesso questo è il punto voglio farvi vedere eh, alcuni testi eccoli sono un esempio qui abbiamo alcuni eh, libri eh, appunto eh, che trattano questo argomento chi è Dio com'è che caratteristiche ha Molti di questi libri presentano la visione cattolica. Eh, nella, in, in alto, al centro, copertina azzurra, Dio, chi è? Elementi di teologia filosofica. Questo libro presenta la visione cattolica. Chi è Dio? Chi è l'uomo? Un Dio coinvolgente? Chi sei tuo Dio? Chi è Dio? Il mistero di Dio un etterino, il Dio che non è Dio. Tutti questi libri cercano di rispondere alle domande chi è Dio? Com'è? Quali caratteristiche ha? Voglio a questo punto eh, prima di andare a vedere quello che dice la teologia cattolica sulla nozione di Dio, vorrei far vedere un po', eh, vorrei leggere insieme a voi un, un brano scritto di, da un santo, eh, Sant'Anselmo d'Aosta. In questo brano, questo santo esprime il, la suo, il suo desiderio di conoscere Dio. Leggiamo. Signore Dio mio, insegna al mio cuore dove in qual modo possa cercarti, dove in qual modo possa trovarti. Se non sei qui, Signore, dove mai potrei trovarti lungi da qui? Ma se sei dovunque, perché non ti vedo ora presente? Tu risiedi certo in una luce inaccessibile. Ma dovè la luce inaccessibile? O come potrò avvicinarmi a tale luce? E poi, per mezzo di quali segni io ti cercherò? Io non ti ho mai visto, o oh Signore Dio mio, non conosco il tuo volto. Che farà il tuo servo che aspira al tuo amore? Ed è tenuto lontano dal tuo volto? È ansioso di vederti, ma è troppo distante dal tuo volto. Vuole avvicinarsi a te, e la tua sede gli è inaccessibile. Brama di trovarti, e non sa dove tu abiti. Si sforza di cercarti, e non conosce il tuo volto, O oh Signore. Tu sei il mio Dio e il mio Signore, e io non ti ho mai visto. Tu mi hai creato e mi hai fatto rinascere, e tu mi hai donato tutti i beni che posseggo, ma io ancora non ti conosco. Nel presentare la nozione di Dio secondo la teologia cattolica, cioè nel cercare di vedere qual è la risposta cattolica alla domanda chi è Dio, com'è, quali caratteristiche ha, vorrei farvi vedere un po' il concetto di teologia. Teologia, da due termini eh, greci, teos vuol dire Dio. Logos vuol dire discorso. Semplificando, la teologia è il discorso su Dio, lo studio di Dio, è lo sforzo di penetrare nel mistero di Dio. Teologia è lo studio della rivelazione di Dio. Teologia è la facoltà frequentata dai uh, religiosi, da coloro che vogliono uh, ricevere il sacramento dell'ordine e diventare prete praticamente. Mm. Questo è teologia. Quindi teologia è l'uomo che con la sua intelligenza cerca di approfondire, di capire la rivelazione di Dio detto in maniera più semplice, teologia è l'uomo che studia quello che Dio ha detto di se stesso. È lo sforzo di penetrare nel mistero di Dio. Secondo me, in un certo senso, mentre la teologia è lo sforzo di penetrare nel mistero di Dio è l'uomo che cerca di rispondere alla domanda chi è Dio abbiamo invece le altre discipline astronomia, filosofia, storia, matematica, eccetera, le altre discipline che cosa sono? Il tentativo dell'uomo di conoscere le realtà terrene, le realtà create. È chiaro che questa è una semplificazione, quindi le frecce bianche orizzontali indicano l'uomo che cerca di conoscere le realtà create, le realtà terrene. La teologia invece è l'uomo che si eleva al di sopra delle realtà terrene e cerca di capire chi è il creatore. A questo punto possiamo vedere Com'è Dio secondo la visione cattolica? Cioè qual è la nozione di Dio secondo la teologia cattolica? Queste sarebbero le principali caratteristiche di Dio, caratteristiche o attributi, chiamati anche perfezioni di Dio. L'eternità è... La perfezione, l'infinità, la semplicità, l'unicità, l'immutabilità, l'immensità, l'onnipresenza, l'onnipotenza, la giustizia, la misericordia, la veracità, la fedeltà, la bontà. Ora, ma queste caratteristiche di Dio la Chiesa cattolica dove le ha prese. Vedete, al centro eh, queste caratteristiche di Dio vengono desunte da la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, la tradizione della Chiesa cattolica, cioè dagli scritti di quelli che vengono chiamati i padri della Chiesa, cioè gli autori cristiani dei primi secoli e tre queste caratteristiche vengono desunte dal magistero per magistero si intende semplificando i pronunciamenti dei papi voglio farvi un esempio prendiamo come esempio L'eternità, la caratteristica dell'eternità. Dio, secondo la teologia cattolica, è eterno. Dice: Ma come eh, la teologia cattolica arriva a questa conclusione? Uno, bisogna andare a vedere cosa dice la Sacra Scrittura su questo punto. La Sacra Scrittura, in effetti, dice che è Dio è eterno. Abbiamo due, due esempi. Il primo è un versetto di un salmo. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, O oh Dio. Il secondo è un versetto del Vangelo di Giovanni. Prima che Abramo fosse, io sono. Poi, secondo passo, bisogna andare a vedere quello che dice la tradizione della Chiesa, cioè i santi padri, cioè gli autori cristiani importanti dei primi secoli, qui abbiamo un esempio, Sant'Agostino. Sant'Agostino, una frase di Sant'Agostino, l'eternità di Dio è la sua stessa essenza, che non ha in sé alcunché di mutabile, non vi è nulla di passato che non sarebbe più, e nulla di futuro che non sarebbe ancora, vi è soltanto il presente. Terzo passo, andare a vedere cosa dice il Magistero, sintetizzando cosa dicono i Papi con i loro pronunciamenti. L'eternità di Dio è un dogma di fede definito dal Concilio Lateranense IV e dal Vaticano I. Quindi, ecco. Una volta vi, eh, verificate queste tre eh, fonti, allora la Chiesa eh, arriva a una conclusione. Dio è eterno. Questo è un esempio. Secondo la visione cattolica, Dio è eterno. Quindi l'eternità è una delle principali caratteristiche di Dio. Ma cosa vuol dire? L'espressione Dio eterno? Vuol forse dire che Dio non ha inizio né fine? Ora, quando noi pensiamo all'eternità, pensiamo a un tempo illimitato, senza inizio e senza fine. Ma questa è una concezione incompleta e inesatta dell'eternità. È senza inizio e senza fine questa è una concezione inesatta dell'eternità il tempo comporta una successione in dio non c'è un prima e un poi ma c'è soltanto un istante che dura sempre l'istante dell'eternità la vita di dio è tutta concentrata in un istante senza inizio e senza fine, l'istante dell'eternità. Il tempo comporta sempre un mutamento. In Dio non c'è mutamento. Essendo Dio perfettamente immutabile, non c'è in Lui il prima e il poi, non c'è successione. Cioè, Secondo la visione cattolica Dio è eterno. Ma eterno non vuol dire che Dio non ha inizio e non ha fine. Dire che Dio è eterno vuol dire che Egli è fuori del tempo. Cioè in Dio non c'è la categoria del tempo. Dio è al di là del tempo, al di là della dimensione del tempo. Per capirci, il tempo come dimensione esiste, semplificando, soltanto all'interno dell'universo, astraendo se Dio è al di fuori dell'universo materiale in dio la categoria del tempo non esiste se il tempo è un qualcosa che riguarda soltanto il mondo materiale soltanto l'universo materiale se dio è immateriale se dio è al di là Dell'universo materiale. La categoria del tempo in Dio non c'è, il trascorrere del tempo per Dio non c'è. Come si fa a dire tutto ciò? Con l'espressione Dio è eterno. L'eternità di Dio è un dogma di fede definito dal Concilio lateranense IV 1215 e dal Concilio Vaticano I. Vuol dire che dogma di fede vuol dire che per la Chiesa Cattolica è una verità di fede il fatto che è Dio è eterno, cioè non può essere messa in discussione questa cosa. A questo proposito spesso gli alunni mi chiedono, ma se Dio ha creato il mondo? Chi ha creato Dio? Questa è una domanda che ritorna spesso. Allora, Dio non ha origine, non ha un inizio. Se Dio avesse avuto un inizio, non sarebbe più Dio. Si dice che Dio è increato, per dire che nessuno l'ha creato. Oppure si dice Dio è ingenerato cioè non prende origine da nessuno. Dio è principio senza principio, causa di tutto ciò che esiste. Se Dio fosse stato creato da un altro, non sarebbe più Dio. Inoltre, Dio non si è formato nel tempo. Cioè non è diventato Dio nel tempo, è Dio da sempre. Dio è ed esiste da sempre e per sempre come Dio. Semplicemente Dio non appartiene alla categoria del tempo. Ok? Quindi la domanda, ma se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Dio non è stato creato da nessuno, non ha avuto origine da nessuno, ma detto in modo ancora migliore, in Dio la categoria del tempo non c'è. Noi facciamo parte di un universo materiale, nel nostro universo c'è la categoria del tempo. In Dio non c'è quindi la domanda a chi ha creato Dio non avrebbe molto senso, tra l'altro. Altro interrogativo riguardante l'eternità di Dio. Cos'altro è eterno oltre Dio? La risposta della teologia cattolica è questa. Dio solo è sempre stato. Il mondo ha avuto un inizio e anche gli angeli hanno avuto un inizio. Quindi nessuna realtà è sempre stata, è sempre esistita al di fuori di Dio. Dio solo è assolutamente immutabile. Dio è la sola realtà eterna perché tutte le altre sono mutevoli, cioè cambiano, mutevoli cambiano. Tutto muta, tutto cambia. Secondo la visione cattolica anche gli angeli mutano, cioè cambiano, mutano i loro pensieri, così c'è in loro un prima e un poi. Infatti, il fa, infatti eh, siccome una parte degli angeli è diventata demoni, dimostra che mutano. Quindi nessuna realtà è eterna all'infuori di Dio. Secondo la teologia cattolica, Dio è infinito. Secondo la visione cattolica, un'altra caratteristica di Dio è l'infinità. Ma cosa vuol dire che Dio è infinito? Vuol dire che Egli si estende in senso spaziale? Certamente no. Dio è infinito non vuol dire che egli si estende in senso spaziale perché Dio non ha corpo, non ha dimensioni, non ha materia, essendo purissimo spirito. Ma dire che Dio è infinito vuol dire affermare che è infinito nella perfezione cioè che il suo grado di perfezione è a livello infinito parlando dell'infinità di dio spesso compare questa domanda ma dio era obbligato a creare il mondo cioè aveva un'altra possibilità poteva non creare l'universo. Secondo la visione cattolica, il mondo, cioè l'universo, qui per mondo si intende l'universo. Secondo la visione cattolica, il mondo trae origine dalla libera volontà di Dio. Dio poteva creare o non creare e creare questo mondo o un altro fra gli infiniti mondi possibili. Cioè Dio, secondo la teologia cattolica, non era obbligato a creare il mondo, poteva continuare a esistere senza il mondo per l'eternità. La creazione del mondo è il fondamento del disegno salvifico di Dio. Dio ha dato un inizio a tutto ciò che esiste fuori di lui. Ma per la teologia cattolica solo Dio è eterno. L'universo non è eterno, ma ha avuto un inizio nel tempo. E qui eh, questo lo dice anche la, te la teoria del Big Bang. Secondo la teoria del Big Bang l'universo non è eterno. Ancora una domanda che riguarda l'infinità. Ma creando il mondo, Dio aggiunge qualcosa a se stesso? Cioè, abbiamo visto che secondo la teologia cattolica solo Dio è eterno, solo Dio esiste da sempre, usiamo queste, queste espressioni. Invece, secondo la teologia cattolica, l'universo ha avuto inizio. Quindi. Prima c'era soltanto Dio, da un certo punto in poi Dio ha creato l'universo. E quindi la domanda è, ma creando il mondo Dio aggiunge qualcosa a se stesso? Eh, potrei mettere la domanda in un altro modo. Potrei dire, ma Dio ha creato l'universo perché gli mancava qualcosa, perché aveva bisogno di qualcosa? No, secondo la teologia cattolica... Dio aggiungendo Dio eh, non ha nessun vantaggio, diciamo così, dal creare il mondo. Infatti, aggiungendo all'infinito qualcosa di finito, cioè di limitato, l'infinito non aumenta. Il ragionamento qual è se Dio è infinito, dire che è infinito, dire che ha raggiunto la perfezione al massimo grado raggiungibile, diciamo così. È, mh, questo vuol dire che mh, anche se crea l'universo, non crea qualcosa che, che prima non aveva. Quindi, Dio più il mondo, non è più che Dio da solo, vuol dire che Dio, quando crea il mondo, non si aggiunge nulla alla perfezione dell'essere. Ma allora, perché secondo la visione cattolica Dio avrebbe creato il mondo? Perché Dio ha creato il mondo? La risposta della teologia cattolica è questa. Dio non si arricchisce in nulla e non guadagna nulla nel creare. Poiché essendo infinita perfezione, non ha nulla da acquisire. L'ho detto prima, eh, astraendo, se consideriamo che esiste un essere che ha raggiunto il massimo grado di perfezione, quindi se Dio esiste ed è infinita perfezione, eh, non gli manca nulla, questo vuol dire. Non c'è qualcosa che. Ah, questo gli manca. Ah, creando il mondo, Dio acquista qualcosa che non aveva prima. La teologia cattolica dice: Dio non si arricchisce nulla e non guadagna nulla nel creare, poiché essendo infinita perfezione, non ha nulla da acquisire. Il mondo è stato creato per la gloria di Dio, cioè per manifestare e comunicare la sua bontà. Dio crea per manifestare la sua perfezione mediante i beni che elargisce alle creature. Cioè Dio ha creato tutte le cose non per accrescere la propria gloria, ma per manifestarla e per comunicarla. Infatti, secondo la visione cattolica, Dio non ha altro motivo per creare se non il suo amore e la sua bontà. Cioè, Dio non crea il mondo perché gli mancava qualcosa, perché ne aveva bisogno, ma Dio crea il mondo per manifestare, per condividere, per comunicare la sua bontà alle creature. Un altro interrogativo che riguarda questo contesto è, ma se Dio ha creato il mondo, questo era il migliore dei mondi che Dio poteva creare? Qui eh, non do una risposta, nel senso che eh, vorrei quasi mettere una scritta lavori in corso, nel senso che sto cercando un po' una riflessione della teologia cattolica su questo quindi ancora su questo non, non dico nulla secondo la visione cattolica Dio è unico un'altra delle caratteristiche principali di Dio è l'unicità cosa vuol dire che Dio è unico vuol dire che non c'è che un solo Dio non esiste una pluralità di dei, non c'è un politeismo, Dio è uno. La Bibbia afferma chiaramente l'unicità di Dio. Io sono Dio, non ce n'è altri. Secondo la visione cattolica, Dio è immutabile. Un'altra delle caratteristiche principali di Dio è l'immutabilità. Cosa vuol dire che Dio è immutabile? Vuol dire che in Dio non c'è nessun cambiamento. Noi abbiamo già detto prima, secondo la teologia cattolica, Dio non è diventato tale nel tempo, non è che si è formato grada, gradualmente: Dio è sempre stato Dio. E di Dio non c'è nessun cambiamento. Il fatto che, sia, che Dio sia immutabile è collegato con il fatto che, che Dio sia eterno, cioè dire che non c'è nessun cambiamento perché non c'è nessun cambiamento anche perché in dio il tempo non c'è cambiare richiede tempo cioè senza la categoria del tempo senza il trascorrere del tempo non ci può essere cambiamento perché cambiare vuol dire acquisire una condizione che prima non si aveva si deve ritenere Dio come incorruttibile e immutabile, poiché è eterno. Inoltre, l'immutabilità di Dio è un altro dogma di fede della Chiesa Cattolica, un dogma definito dal Concilio Lateranense IV 1215 e dal Concilio Vaticano I 1870. Secondo la visione cattolica, Dio è immenso. Un'altra caratteristica principale di Dio è l'immensità. Ma cosa vuol dire che Dio è immenso? Vuol dire che Dio è grandissimo, che ha delle dimensioni grandissime? Evidentemente no, abbiamo già visto che Dio non ha materia, quindi. Non, non è immenso in senso materiale. Dire che Dio è immenso vuol dire che Dio non è racchiuso da nessuno spazio, che è al di fuori di ogni spazio. Dio è al di là di ogni spazio. Parlando dell'eternità di Dio, abbiamo visto che dire che Dio è eterno vuol dire che Dio è al di là del tempo, cioè la categoria del tempo in Dio non c'è. Stessa cosa qui, dire che Dio è immenso significa affermare che la dimensione dello spazio, parlo di spazio materiale, non c'è in Dio. Okay, quindi Dio immenso non significa Dio è grandissimo in senso materiale come dimensioni. No, dire che Dio è immenso significa affermare che la dimensione dello spazio materiale non c'è in Dio. Infatti avere delle dimensioni è una proprietà dei corpi materiali. Ma Dio, secondo la visione cattolica, non ha un corpo né delle dimensioni, perché è purissimo spirito. L'immensità di Dio è un altro dogma di fede della Chiesa cattolica. Parlando di Dio e dello spazio, spesso i ragazzi mi chiedono, ma il mondo è una parte di Dio? Cioè come se fosse un, un, un organo di Dio, una, una porzione di Dio. Allora bisogna, la risposta cristiana è questa. Il mondo non è una parte di Dio, ma il mondo è opera di Dio cioè per i cristiani Dio è distinto dal mondo. Come ho detto, il mondo è opera di Dio, ma non è una sua parte. Secondo invece altre religioni, penso all'induismo o penso ad alcuni chiamiamoli movimenti religiosi come la New Age, tutto è Dio. Cioè Secondo altre religioni, sì, il mondo in un certo senso è una parte di Dio, cioè in alcune religioni pensano che tutto ciò che esiste, tutto l'universo, la natura, sono Dio, Dio e l'universo sono la stessa cosa. Questo si chiama panteismo. Inve nel cristianesimo non c'è panteismo. Il mondo non è una parte di Dio, non è una porzione di Dio, non c'è identificazione tra Dio e il mondo. Il mondo è opera di Dio.